Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo dell'incontro di questa mattina a Teramo tra i rappresentanti dell'ANCI Abruzzo che hanno fatto il punto della situazione sulle richieste di risarcimento avanzate nel corso dell'audizione avuta nei giorni scorsi alla Camera dei Deputati. Tania Bonici Castelli. I sindaci abruzzesi dell'ANCI Abruzzo si sono fatti sentire durante l'audizione alla Camera dei Deputati ed hanno chiesto con forza interventi urgenti in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Le emergenze sottolineate dall'ANCI Abruzzo hanno riguardato strade e frane, ma anche una vertenza Enel per ottenere risarcimenti a privati e aziende per il drammatico e prolungato blackout elettrico. Qualche risultato cominciamo ad averlo, il provvedimento che sarà pubblicato credo in queste ore dalla Protezione Civile delinea alcuni percorsi di aiuti per l'Abruzzo. È chiaro che siamo ancora insoddisfatti, non a caso anche come ANCI c'è l'adesione piena alla manifestazione del 2 a Roma. Oggi ho accolto davvero con piacere il fatto che il Presidente La Penna, Presidente ANCI regionale, sarà al nostro fianco nella manifestazione del 2. Si sta mobilitando tutto il mondo, direi teramano, ma direi regionale. Questa è una buona notizia. Perché è una buona notizia? Sia ai fini della manifestazione, ma anche perché vuol dire che c'è consapevolezza di questo territorio di far capire al governo che l'Abruzzo in generale è una regione che in questo momento è in ginocchio. Io posso dire ad esempio che su 36.000 chilometri di strade sicuramente più del 10% hanno bisogno di interventi urgentissimi e c'è tutto il discorso sulle frane, perché le frane sono di questi giorni, perché dopo la neve oggi c'è la fase delle frane. È evidente che siamo in fase di stime, non a caso il provvedimento della Protezione Civile dà 90 giorni di tempo sia agli enti locali ma anche ai privati per la certificazione di questi dati. E magari poi c'è anche un'avvertenza da fare all'Enel. Anche qui siamo stati ascoltati dalle commissioni, abbiamo rimesso un documento molto dettagliato in sede parlamentare, lo rimetteremo anche all'Enel, perché è evidente che l'Enel, oltre agli impegni per gli investimenti che sicuramente dovrà prendere in modo chiaro una volta per tutti, deve assolutamente procedere ai risarcimenti di tutti i danni, soprattutto alle tante imprese. Servono subito 100 milioni di euro per risolvere i problemi causati dall'emergenza maltempo, lo ha detto stamani il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, incontrando alcuni parlamentari abruzzesi. Noi abbiamo un territorio oramai fuori uso dal punto di vista della viabilità e anche dell'edilizia scolastica e per questo noi diamo ormai l'ultimatum ai parlamentari convocati per la provincia di Pescara, ai quali daremo un documento condiviso con l'UPI nazionale dove chiediamo loro di attivare ogni utile sinergia in Parlamento affinché determinate risorse siano stanziate per le province e quindi ne beneficerà anche evidentemente la provincia di Pescara. I report che io ho fatto predisporre in questi 24 mesi sono stati, come dire, crescenti in termini di risorse necessarie. Questi dati di questa mattina riferiscono esattamente la situazione in seguito appunto al maltempo e si parla di 30 milioni di euro per i danni alla viabilità provinciale e si parla di circa 6 milioni di euro di danni per l'edilizia scolastica. Quindi è fuori dubbio che se queste risorse arrivano noi ci mettiamo al lavoro e già nei prossimi mesi avremo la possibilità di rifunzionalizzare la viabilità provinciale disconnessa e mettere al sicuro alcuni edifici scolastici. Diversamente io mi vedrò costretto a attivare le procedure per interrompere l'uso di
tratti di strada provinciale e la fruibilità di alcuni beni scolastici. Non escludo, se il governo non dovesse prendere atto di questa nostra richiesta, noi saremo costretti, lo stiamo facendo ogni presidente di provincia in Italia, a presentare una denuncia cautelativa nei confronti del governo che deposeremo in ogni procura della Repubblica d'Italia per definire appunto il livello di criticità soprattutto di fronte al quale ci troviamo. Appello dunque lanciato ai parlamentari, sentiamo cosa hanno risposto. Parlamentari abruzzesi riuniti per la questione delle province, per quelle che sono ancora i nodi, si parla di cristallizzazione di una posizione a seguito del voto referendario. Credo che sia opportuno avviare una riflessione su quello che doveva essere il nuovo assetto istituzionale di questo Paese, anche alla luce del voto del referendum. Si era fatta una scelta diversa, quella di superare questo livello di governo, i cittadini hanno ritenuto che non fosse questa la strada da perseguire, è evidente che anche a livello parlamentare e governativo bisognerà invertire la rotta. Le province, in Abruzzo ne abbiamo avuto con l'emergenza maltempo una dimostrazione plastica, hanno comunque una funzione importante e bisognerà ragionare in modo da ridare risorse utili a che si possa fare almeno l'ordinaria manutenzione. In Abruzzo abbiamo il problema anche della straordinaria manutenzione dopo gli ultimi eventi e quindi è evidente che noi siamo più interessati di altri a che questo livello di riflessione si produca in maniera veloce, efficace ed efficiente. E una volta ottenuta l'unità cercheremo anche con i presidenti delle province di trovare la strada più giusta. È evidente che il momento della finanza pubblica non è un momento roseo, ma rispetto al momento non roseo della finanza pubblica dobbiamo trovare tutti gli strumenti affinché anche questo livello di governo torni ad essere considerato utile da quelli che sono poi i soggetti più importanti, cioè i cittadini fruitori dei servizi. Le richieste di fondi sono ovviamente giuste perché tutti noi vediamo la fine che sta facendo non solo la viabilità ma anche tutti i movimenti franosi abruzzesi. Il vero problema del governo è che ha tagliato in tutti questi anni questi fondi non togliendo le stesse competenze alle province, quindi è un problema eminentemente governativo. Noi ci abbiamo provato sia in legge di stabilità sia negli altri decreti legge sui terremoti. Ci proveremo anche su questo decreto legge, ma purtroppo finché non si muoverà il governo e non si muoveranno i parlamentari della maggioranza, poco potrà essere fatto per l'Abruzzo. E intanto continuano i problemi sul fronte del dissesto idrogeologico, anche il territorio di Casoli di Atri è interessato da giorni da un movimento franoso molto vasto per il quale il Genio Civile ha predisposto interventi in somma urgenza. Nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio, il Genio Civile regionale ha disposto un intervento in somma urgenza sulla gravissima frana che sta interessando Casoli di Atri, in provincia di Teramo. Lo rende noto il consigliere regionale Luciano Monticelli. Stamani ho avuto modo di visitare di nuovo l'area interessata dal dissesto, ha detto Monticelli, e ho dovuto constatare un vistoso aggravamento della situazione dovuto alla condizione meteorologica di questi ultimi giorni. Purtroppo siamo costretti ad affrontare problemi di dissesto diffuso a largo raggio su tutto il territorio regionale, ma è vitale che su Casoli si passi subito all'azione. Perdere anche una sola settimana è un lusso che non possiamo permetterci. Bene ha fatto il Genio Civile a disporre l'intervento in somma urgenza. In tarda mattinata anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha fatto visita alla frana di Casoli. Ieri il geologo incaricato dei primi monitoraggi dal comune di Atri, Angelo Iezzi, aveva fatto un quadro della situazione. Si tratta di una frana lunga circa 250 metri con un'ampiezza di circa 80 metri e una profondità che si attesta tra i 3 e i 5 metri e che potrebbe celare un'altra frana più profonda. Sono più di 15 i nuclei familiari che sono stati costretti a lasciare le proprie case. L'evento merita estrema attenzione e interventi immediati per poter scongiurare ulteriori danni alle famiglie e all'unica strada, la provinciale 27, che permette l'accesso e il transito da e per Casoli, ha affermato ieri il sindaco di Atri Gabriele Astolfi, che aveva lanciato un appello agli enti preposti al fine di agire tempestivamente per evitare ulteriori danni. Monitoraggio, primi interventi urgenti per ridurre il rischio e poi un progetto strutturale. Non si tratta di una cosa risolvibile né con pochi fondi né con poco tempo. Sono le fasi da seguire che il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha indicato dopo il sopralluogo a Campli per la frana che in località Castelnuovo ha costretto 100 persone ad abbandonare le abitazioni. Sicuramente l'aver fatto vedere cosa è accaduto sul nostro territorio
territorio in seguito al terremoto e alla successiva ondata di maltempo mi tranquillizza, ha detto il sindaco di Campi Pietro Quaresimale. Curcio ha constatato con i suoi occhi la gravità del fenomeno franoso e poi ha confermato che verranno finanziati tutti gli interventi per la messa in sicurezza del territorio. Dopo Castelnuovo di Campi, Curcio ha visitato anche Ponzano, la frazione di Civitella del Tronto, dove a causa della frana oltre 100 persone sono sfollate. Infine ha visitato anche la frana, il sito interessato dalla frana a Casoli di Atri. Appello alle istituzioni del proprietario del ristorante Lustrego di Farindola. Il divieto di transito posto 500 metri prima del locale sulla strada che porta a Rigopiano è un ulteriore colpo all'attività già provata dalla tragedia dello scorso gennaio. Il servizio di Vestina News. Il ristorante Lustrego di Farindola compirà 50 anni il prossimo 24 marzo, ma mai Franco Marzola si sarebbe aspettato un compleanno così triste per la sua attività ricettiva. Dopo i disastri che hanno colpito il comune di Farindola nel mese di gennaio, con la distruzione del resort Rigopiano, che creava movimento anche per il suo ristorante, il titolare si trova a combattere con un divieto d'accesso posto a 500 metri dalla sua attività e che di fatto fa scendere notevolmente il suo lavoro di ristoratore. Purtroppo devo dire che questa è una realtà che stiamo vivendo in questo periodo dopo la tragedia di Rigopiano, ma la stiamo vivendo su tutto il territorio regionale, perché la gente che è turisti che dovevano venire da noi stanno disdicendo per la paura del terremoto. Noi ci vede ancora più colpiti in quanto dopo tragico evento del 18 gennaio ci ritroviamo a 500 metri prima della mia attività un divieto di transito e questo ci sta penalizzando. Noi chiediamo che le nostre suppliche insomma, vengono ascoltate, ma non solo. Noi chiediamo che non vengano fatti i soliti provvedimenti di mandare soldi a pioggia che va dove va, ma chiediamo di coinvolgere in questo, perlomeno dalle esperienze viste altrove, di coinvolgere gli enti strettamente locali come l'amministrazione comunale, che loro sanno le difficoltà dei cittadini, degli operatori del luogo. Cambiamo pagina, ancora attese per i lavori al porto di Pescara, rinviato l'abbattimento della diga foranea, annunciato dal presidente D'Alfonso un anno fa, è andato deserto nei giorni scorsi il Consiglio Comunale sulla questione del nuovo depuratore. Forza Italia attacca e denuncia lassismo. Francesca Romana Testi. Ancora ritardi, ancora attese per il dragaggio e soprattutto per la soluzione dell'inquinamento del porto di Pescara. Continuano ad esserci riunioni, ma intanto balneatori e tutta la categoria che con la stagione estiva trova lavoro si trova in grandissima difficoltà. Il centrodestra continua a ripetere quelle che sono mancanze e soprattutto ritardi. Ricordo una dichiarazione del Presidente della Regione che dicembre dell'anno scorso aveva detto apriremo la diga. È passato più di un anno. La diga non è stata aperta, chiaramente i lavori inizieranno dopo l'estate, come è anche naturale che sia, perché in piena stagione estiva movimentare le acque del fiume non farebbe bene alla balneazione. Resta un'altra stagione fortemente in difficoltà, speriamo che non vi siano dati di inquinamento, credo che sia un errore non denunciarli, perché oltre che giustamente la categoria che vive sull'estate, credo che ci sia la salute dei cittadini che sia un principio ancora superiore. Spiace che ci sia un sindaco totalmente assente, che non si rende conto che per Pescara i 3-4 mesi estivi sono il momento più importante dell'anno. Noi non possiamo che sottolineare questi continui ritardi. Prima hanno portato in aula una delibera per un atto di indirizzo su dove fare un nuovo depuratore, poi si è capito che questo nuovo depuratore non serviva a Pescara, che ha il suo depuratore, tra l'altro con dei lavori già appaltati di potenziamento. Allora non è più un depuratore, è una grande vasca di decantazione delle acque meteoriche, però non avevano neanche la sensibilità di rimanere in aula per votarlo. Ecco, questo è un atteggiamento ingiustificabile per il centro-sinistra
che governa male questa città da 3 anni e che mette con questi atteggiamenti sempre più in difficoltà anche la fiducia delle categorie dei cittadini nei confronti dell'amministrazione comunale. E per contro si è riunito oggi a Pescara, a Palazzo di Città, il tavolo fra amministrazione, consiglieri comunali e rappresentanti dei balneatori per stilare un programma di attività a fronte della nuova stagione balneare. Il tavolo, nato come organismo di confronto e dialogo, diventa una sede operativa dell'amministrazione e dell'intero comparto turistico balneare in vista dell'estate per dare informazioni sullo stato della balneabilità che all'esito dei campionamenti fatti nella stagione 2016 risulta assicurata sulla quasi totalità del litorale cittadino e per fare il punto sugli interventi per consolidare tali valori ed eliminare le criticità sui brevi tratti dove periodicamente si manifestano da sempre. Andiamo avanti, Comune di Pescara e Lega del Cane in campo per una campagna di sensibilizzazione verso l'adozione di cuccioli e verso la microcippatura. Paolo Renzetti. Assessore Diodati, parliamo di cani perché domenica a Pescara al Parco Florida ci sarà un'importante iniziativa. Sì, in collaborazione con l'assessorato ai parchi, l'assessorato alla tutela del mondo animale, la Lega del Cane ci ha chiesto la disponibilità di poter svolgere una manifestazione domenica presso il Parco Florida. Ci sarà la possibilità di portare i bambini a vedere questi animali che sono animali del canile municipale, voglio dire, ci saranno eventi anche a favore dei bambini, ci saranno truccatori, ci saranno gonfiabili. Con questi eventi i cittadini possono conoscere dal vivo questi animali e in qualche maniera ci possa essere la volontà e lo stimolo di poter adottare questi cani. C'è un problema di adozioni a Pescara per quanto riguarda i cani, cioè tanti animali e però ancora poche adozioni. Sì, poche adozioni, però devo dire che insomma la popolazione della città di Pescara ha risposto molto bene, specie durante l'ondata di maltempo. Consideriamo che a Pescara all'incirca vengono adottati dal canile municipale da 50 a 60 cani all'anno, solamente in quei 2 giorni in cui abbiamo avuto quell'allarme esondazione, per cui abbiamo fatto un appello ai cittadini pescaresi, ne sono stati adottati temporaneamente 40 e di questi 40 poi 10 sono rimasti in adozione definitiva. Sta spopolando su YouTube, in pochi giorni ha superato i 60.000 contatti e il video musicale dal titolo Teramanis Karma. Il testo è stato riscritto dal giornalista Antonio D'Amore e realizzato musicalmente dalla scuola Fare Musica di Teramo. Si parla di ricostruzione e speranza e la canzone sarà la colonna sonora della marcia di protesta del 2 marzo a Roma. Quando lo Stato si distrae, cadono gli uomini, a Teramanis Karma. La penna arguta del giornalista Antonio D'Amore, la sensibilità artistica di Nicoletta Dale e Flavio Pistilli, unite alle voci degli allievi della scuola Fare Musica di Teramo, hanno dato vita al video musicale tra i più cliccati attualmente su YouTube, Teramanis Karma. Si tratta della reinterpretazione della canzone vincitrice di Sanremo con un nuovo testo pensato per richiamare attenzione sulla ricostruzione fisica e psicologica della provincia di Teramo, martoriata da tempeste perfette. Un progetto che è venuto così per caso ed è venuto benissimo. Ci picchia veramente, le cose migliori arrivano sempre per caso. Come vi è venuto in mente però? Ma in realtà io ho avuto un turbamento tutta la notte della finale di Sanremo, perché effettivamente un brano come Occidentalis Karma non è il solito brano da Sanremo e non pensavo potesse vincere. E quella notte lì ho cominciato a pensare, dobbiamo scrivere qualcosa e fare qualcosa con questo brano, perché sarà un tormentone, è un brano azzeccatissimo sia nel testo che soprattutto nella musica così movimentata. Io ho detto dobbiamo scrivere qualcosa che possa dare un senso anche alla nostra situazione. E allora la mattina mi sono svegliata, ho aperto Facebook e ho visto che Antonio D'Amore aveva scritto un simpaticissimo testo, anche un po' insomma impegnato. E poi avete coinvolto i ragazzi di Fare Musica. Ovviamente sì, insomma non potevamo non farlo cantare a dei ragazzi giovani. 40.000 click già su YouTube.
Ti correggo perché siamo arrivati a 52.000, 50.000 in due giorni, non mi era mai capitato, quindi è stato emozionante seguire la crescita su YouTube. E poi siamo diventati anche video di tendenza, che è una cosa, mi hanno spiegato, molto importante su YouTube. Allora viva Terra Manis Karma! Viva, viva, cantiamola tutta! Manis Karma sarà la colonna sonora del grande corteo di abruzzesi che marcerà su Roma il 2 marzo e chissà se Gabbani, ascoltando la nuova versione del suo pezzo, non decida di diventare testimonial di questa regione ferita. La gente poi s'avvalla. Far conoscere agli studenti delle scuole dell'obbligo la musica di qualità. L'associazione Castellarte ha organizzato due eventi al Teatro Comunale di Atri per i prossimi 2 e 6 marzo. Paolo Iacone, presidente dell'associazione Castellarte, al Teatro Comunale di Atri avete in cantiere due eventi per coinvolgere le scolaresche, gli studenti di Atri, in particolare delle scuole dell'obbligo. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di due iniziative musicali. La prima è una selezione di arie di un'opera lirica di Donizetti, La Rita, un'opera comica alla francese, molto divertente, molto accattivante per avvicinare i ragazzi a questo linguaggio, diciamo, un po' lontano dal loro tempo. È un'opera abbastanza breve per non farla diventare noiosa, quindi è anche molto comprensibile. Gli alunni interessati sono della intera provincia di Teramo, da Teramo fino alla costa, insomma. E la seconda iniziativa invece è per il 6 di marzo, sempre in orario mattutino, in orario scolastico, invece una grande orchestra di fiati, i musici rotariani, che presentano un repertorio di musiche da film, musiche anche di cartoni animati, quindi per far vedere proprio dal vivo come certe musiche vengono costruite, vengono fatte. Quindi c'è anche una parte didattica e non solamente una parte di ascolto. Ecco, diciamo, è un modo buono per avvicinare gli studenti al mondo della musica, musica anche di qualità. Musica di qualità. Non è la prima volta che facciamo queste iniziative, è al terzo anno. E in passato abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, perché di solito uno pensa sì, ma l'opera è una cosa noiosa, invece no, anche gli stessi attori e cantanti si sono ricreduti per l'attenzione e per l'interesse che ha suscitato, insomma, l'iniziativa per gli alunni. Apriamo ora la pagina dello sport e parliamo subito di Serie A e di Pescara, che questa mattina ha svolto la seduta di rifinitura in vista della gara di domani ore 15 al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Il tecnico Zeman non ha convocato Kubas e poi neanche gli acciaccati Girardino, Baybek e Campagnaro, e poi nella conferenza prepartita ha confermato che domani sarà la stessa squadra che ha battuto il Genoa a scendere in campo dal primo minuto, e quindi con Cerri centravanti, Benalì e Caprari attaccanti esterni, Bruno davanti alla difesa, confermata anche la coppia di centrali di difesa Stendardo-Coda. Ascoltiamo dunque le parole del tecnico Boemo. Vabbè, si dice che la squadra che vince non si cambia mai, io ho tutte a disposizione. In settimana non ho scoperto grosse cose nuove, nel senso che quello che mi aspettavo, e penso che di riproporre la stessa formazione. Io sono soddisfatto sull'impegno e anche sulla curiosità loro, nel senso che vengono a chiedere come fare. Io, le squadre di solito piatte, che tu ci parli, loro ti calano la testa per un... Almeno questi chiedono perché fanno una cosa e non altro. Un discorso che sicuramente faccio calcio un po' diverso da quello che c'era prima, è ho bisogno di gente che è più aggressiva, più in movimento.
perché poi Pescara per me ha giocato le partite bene, però per me è sempre sotto ritmo. Anche Odo ha fatto benissimo, ha vinto campionato, e no, per riconoscenza doveva rimanere, anche se, ripeto, si trovano poche squadre che 24 partite non ne vince una, però non leva niente di Odo, che ha fatto benissimo per portare la Pescara in Serie A, che non è mai facile. Vabbè, per me che è una squadra che dà fastidio a tutti, visto che è una squadra che ha vinto anche a Milano con l'Inter, ultimi tempi. Una squadra che ci piace essere attaccata, perché insomma sono messi bene in fase difensiva e davanti ci hanno giocatori importanti, secondo me. È una squadra molto esperta, penso che è la più vecchia del campionato e quindi sa gestirsi le situazioni. Penso che noi dobbiamo giocare partita su partita, quindi non ci sono tabelle. È normale che non mi aspetto che vinciamo tutte, ma dobbiamo pensare a partita, ogni partita, cercare di dare massimo. E io spero che alla squadra rimane la voglia di domenica scorsa di potersela giocare con tutti. La vendita riguarda il 70% delle quote, aspettiamo di vedere le carte e poi verrà fatta una valutazione. Questa è la risposta del presidente del Pescara Daniele Sebastiani all'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli, che ieri sera attraverso una nota scritta ha ufficializzato la volontà di tentare la scalata al Pescara. Il massimo dirigente pescarese non ha fatto altro che ribadire quello che aveva detto nei giorni scorsi, confermando però che l'acquisizione dovrà essere maggioritaria. Sebastiani non chiude le porte, ma come aveva anche sostenuto prima, non è disposto a svendere il Pescara. Nella lettera indirizzata all'attuale socio di maggioranza, Sebastiani appunto, sono stati indicati i consulenti nominati da Iannascoli, che sono il commercialista Roberto Costantini e gli avvocati Giovanni Di Bartolomeo e Marco Sanvitale, per effettuare una due diligence finalizzata all'acquisizione delle quote di proprietà della Inter Services Leasing, ovvero la società di riferimento di Sebastiani. E ora parliamo dell'avversario del Pescara, ovvero il Chievo. Recuperato il difensore Cesar, che è stato anche convocato ma non dovrebbe giocare dal primo minuto. I favoriti sono Dainelli e Gamberini per il ruolo di difensore centrale, e poi ancora mancherà l'attaccante Pellissier, e in attacco c'è il dubbio del modulo. Maran potrebbe optare per le due punte, ovvero Meggiorini e Inglese con il supporto di Birsa, oppure due mezze punte, Birsa e Castro a sostegno di Inglese. Comunque ascoltiamo le parole nel prepartita del tecnico clivense Maran. Andrea, dell'atteggiamento del Pescara non deve interessare il nostro atteggiamento, che deve essere di quello di una squadra che vuole subito tornare a fare risultato. E poi noi non possiamo immaginare gli atteggiamenti che potranno avere gli altri, ma possiamo invece concentrarci su quello che sarà il nostro, dove dovremmo essere, l'atteggiamento deve essere propositivo sicuramente, ma dove dovremmo mettere grande aggressività, grande attenzione, perché in effetti Pescara ha vinto bene, significa che insomma magari qualcosa dentro di loro è cambiato, per cui dovremmo, quello che conta è il nostro atteggiamento e come andremo in campo. Stai pensando di confermare quel modulo con due trequartisti dietro l'unica punta? Ma noi abbiamo lavorato su entrambi e dobbiamo essere pronti a, anche nell'arco della partita, a lavorare o cambiare faccia, proprio in virtù di questo metamorfosi, di questo cambiamento, di questo continuare a migliorarci, portare sempre qualcosa di nuovo, per cui abbiamo lavorato su entrambe le cose, adesso vedremo domani. C'è poi questo effetto Zeman, oppure sono solo invenzioni giornalistiche? Non lo so, dovete andare a Pescara a chiedere se c'è l'effetto Zeman. Io alleno il Chievo e qua siamo allenati perché ci aspettiamo una partita difficile contro una squadra motivatissima che ha trovato male il morale giusto proprio in virtù dell'ultimo risultato così rotondo. Per cui siamo pronti a questo, ci aspettiamo questo e ci siamo concentrati solo su quello che riguarda noi e non gli altri.
È anche facile la lettura quando si affronta un allenatore come Zeman che ha un gioco così ben identificato, oppure è difficile, ce lo dica lei, mister? Cioè, noi quando lavoriamo su quelli che sono i nostri concetti sempre, a prescindere da chi incontriamo, che sia uno o l'altro allenatore. Noi lavoriamo su quelli che sono sulla nostra identità e sui nostri concetti. Non è che sia diverso l'uno dall'altro. E ora parliamo di Lega Pro e vediamo la schermata, perché si sono giocati due anticipi nel pomeriggio in chiave salvezza. Per quanto riguarda il Teramo, un risultato è positivo, uno è negativo. Quello negativo è la vittoria del Forlì sul Gubbio 1-0 col partita di Sereni nel primo tempo, mentre la Reggiana, questo è il risultato migliore, con un gol per tempo di Guidone e Bovo ha espugnato il campo del Fano. Teramo che domani sarà impegnato a Padova, match ovviamente molto difficile, 20 giocatori convocati da Ugolotti, mancano Branduani e Spighi infortunati, manca lo squalificato Imparato. Nel Padova recuperati, ma probabilmente solo per la panchina, gli attaccanti Alfageme e Neto. Brevi dovrebbe optare per un 3-5-1-1 con Dettori a sostegno dell'unica vera punta, De Senco. Ascoltiamo proprio il tecnico patavino Oscar Brevi. È una partita importante, molto importante, quindi dobbiamo essere concentrati e insomma capire che ormai sono tutte partite difficili. Avete visto il risultato del Teramo col Pordenone, non si può sottovalutare niente, nessuno. Il Teramo non veniva da un buon periodo, ha perso uno scontro diretto, poi ha fatto una discreta gara in casa con il Sudtirol dove ha pareggiato e poi ha ottenuto questa vittoria contro il Pordenone e quindi è ancora lì, è ancora in una situazione di classifica difficile, quindi mi aspetto una gara complicata nel senso che mai tutte le partite non sono semplici, dobbiamo interpretarla nel modo giusto, avere pazienza, perché probabilmente ci aspetteranno, non verranno altri a prenderci, anche perché con col cambio dell'allenatore hanno variato un paio di volte il sistema di gioco e può essere che scelgano di aspettarci quasi con tutti gli effettivi sotto la linea della palla e poi cercare di colpirci in contropiede, quindi dovremmo essere bravi nella circolazione della palla, nel muoverla velocemente, anche se avete visto, non è una scusante, però è una difficoltà in più, avete visto il campo anche mercoledì sera, è ancora non in buone condizioni. Finisce qui la seconda edizione del TG6, la prossima, la terza, alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.